È la partita decisiva, è la partita chiave per capire se la Real Lions Ancona potrà raggiungere il suo obiettivo, il suo sogno, la sua personale, tra virgolette, vittoria del campionato, ovvero la permanenza nella massima categoria, in quella Serie A che con tanto sudore nella stagione scorsa le ragazze, la società di Paolino Giampaoli hanno conquistato. La sfida è molto molto difficile, molto complicata sulla carta, perché al palascherma scende in campo da avversaria la formazione del Città di Breganze, uno dei top team di questo torneo, terza forza in campionato nel girone A di Serie A femminile. La classifica, è importante dirlo in fase di presentazione, dice Real Lions Ancona oggi salva prima del calcio d'inizio, appunto, con 2 punti di vantaggio però sulla polisportiva dilettantistica casalgrandese, che in caso di sorpasso spedirebbe appunto la Real Lions Ancona ai playout e raggiungerebbe a sua volta la salvezza diretta. Questa è la cosa da evitare: mantenere la quintultima posizione in classifica, l'ottava se preferite, per festeggiare già oggi la permanenza in Serie A. In caso di vittoria sarebbe certezza, oppure in caso di pareggio o sconfitta bisognerebbe attendere il risultato che arriverà nel frattempo dal campo dello Sportteam casalgrandese. Questo dice nell'altra partita che riguarda le biancorosse da vicino, dice il tabellone. Anche in questo caso però per la casalgrandese sulla carta una sfida molto molto impegnativa, perché lo Sportteam è invece quarta in classifica assieme al Caffè Portos. Quindi vi racconteremo questa partita, ma nel contempo vi daremo anche aggiornamenti sul risultato appunto che arriva da casa Sportteam, per capire se la casalgrandese può provare a fare il sorpasso oppure no. Detto tutto ciò, doveroso era, andiamo a leggere le due formazioni, le due squadre che si presentano in campo, mentre dalle immagini vedete il minuto di silenzio dedicato, riservato a Pietro Mennea, la sua scomparsa qualche giorno prima del match va assolutamente ricordata, un grande sportivo. Dicevo, le due formazioni: Città di Breganze ad Ancona con Busatto in maglia numero 1, numero 3 Baggio, numero 4 Agostinetto, numero 7 Cerato, numero 8 Baù, numero 9 Lappo, numero 10 Capitan Nicoli, numero 11 Troiano e numero 12 Cogo. Il tecnico è Adriano Turcato. Per quanto riguarda la Real Lions Ancona, numero 1 Paglioni, 2 Marchetti, 3 Tagliabracci, 4 Rosciani, 6 Casaccia, 7 Gasparetti, 8 Berti, 10 Anselmi, 11 Capitan Capretti, 12 Bellini, 19 Vignati, numero 21 Scipioni. In panchina, come al solito, in veste di allenatore ufficiale, il presidente Paolino Giampaoli, dirigente accompagnatore, responsabile tecnico della Real Lions Ancona e quindi co-allenatore assieme a Giampaoli, Luca Maggiori. Dirigono questo incontro i signori Giannini della sezione di Pisa, primo arbitro Papa, arbitro numero 2 della sezione di Firenze, Cronomen Bruschi di Ancona. Prime fasi del match, come avete visto poc'anzi, una conclusione provata dal Breganze in divisa nera con segni biancorossi sulle spalle. Ci prova ancora la formazione ospite, blocca il portiere, quest'oggi fra i pali dall'inizio c'è Tamara Bellini, maglia numero 12. La replica biancorossa affidata a questo lungo lancio di Capretti, intercettato l'assist indirizzato a Berti, poi un pallone recuperato da Rosciani, ricomincia l'azione delle biancorosse. Ulteriore sottolineatura da fare, quella che in caso di arrivo a pari punti fra Real Lions Ancona e casalgrandese sarebbe la formazione emiliana a raggiungere la salvezza diretta, sarebbe costretta agli spareggi salvezza la formazione dorica, perché nello scontro diretto, nei due scontri diretti andata e ritorno, è uscita sconfitta appunto dal match con la diretta concorrente per la permanenza della massima categoria nazionale, ipotesi che si può verificare solo con pareggio delle biancorosse e vittoria della casalgrandese, mentre c'è questa doppia chance per la Real Lions ancora. Prima ci prova Tagliabracci, poi di testa Sara Berti che si vede respingere il suo tentativo bis dal guizzo del portiere avversario, la sua disperazione, mani sul volto per Sara Berti, migliore realizzatrice della Real Lions Ancona in campionato con 12 centri fino a questo momento, 10 gol per Tagliabracci che però a causa di un infortunio al ginocchio ha dovuto saltare diverse partite. Ora attenzione a Troiano, probabilmente la miglior giocatrice del Città di Breganze, un curriculum importante per lei. Eccola ancora in azione la numero 11, prova a saltare Rosciani, viene fischiato un fallo che probabilmente non c'era, segno d'intesa fra le due giocatrici, calcio di punizione per il Breganze, conclusione dalla distanza, palla che sibila vicino al palo, su un pericolo particolare per Tamara Bellini. Ancora Breganze,
che imposta l'azione con numero 4 Agostinetto, poi c'è un lancio lungo, intercetta di testa bene Rosciani, palla sul fronte opposto d'attacco, c'è Agostinetto ancora che raggiunge il pallone, ricomincia dal proprio portiere, giro palla, Cristina Busatto, maglia numero 1, ancora dentro la sua metà campo di Breganze, buono l'anticipo di Rosciani, può pensare al tiro, che brutta botta qua al volto per Elisa Rosciani, subito accorrono le sue compagne perché ha sbattuto violentemente la faccia a terra Rosciani, che paura, speriamo non sia nulla di grave, resta a terra Rosciani, riceve le cure, vedete un po' di ghiaccio e di cotone per tamponare una ferita sul mento, per fortuna la botta è stata brutta, ci sono gli applausi ovviamente sportivi da parte dell'avversario e del pubblico, per fortuna però non è nulla di grave, dopo aver visto sbattere la testa si poteva temere qualcosa di peggio. Per fortuna però nulla di grave, dunque punizione per la Real Lions Ancona, ci prova Jamie Capretti su applicazione di schema da punizione, colpisce troppo con l'interno del collo e quindi palla fuori, un altro tentativo da parte delle biancorosse che insistono con furore, siamo all'ottavo minuto del primo tempo, punteggio ancora di 0-0, Anselmi una finta che disorienta la sua avversaria, trova lo spazio per calciare con le mancino in due tempi, manda in calcio d'angolo la numero 1 Busatto. Buona giocata, buona idea, buona giocata questa da parte della numero 10 delle Reali, ancora in avanti la botta di Capretti che poi mette dentro di testa, Berti anticipata, occhio alla ripartenza del Breganze, Troiano sulla sinistra per Manuela Nicoli, fermata dalla retroguardia anconetana, calcio d'angolo per il quintetto di Adriano Turcato, sul pallone va Jessica Troiano, dietro sinistro ribatte Berti, ancora Erika Agostinetto che gestisce il pallone, poi sbaglia completamente il lancio il portiere Busatto, la rimessa laterale per Silvia Casaccia, c'è l'incitamento da parte del pubblico numeroso presente al palascherma come praticamente in tutta questa stagione a sostenere la formazione dorica, oggi più che mai c'è bisogno del calore degli appassionati, dei tifosi della Real Lions Ancona, tutte le marche in rosa a sostenere la squadra biancorossa, Portos che punta ai playoff scudetto e quindi certa della permanenza in Serie A, Real Lions Ancona che è chiamata queste ultime battaglie in campo per restare e partecipare per il secondo anno consecutivo alla Serie A, c'è da sudare ancora un po', pallone bloccato da Tamara Bellini, lancio lungo colpita alla testa Berti, punizione per la Real Lions Ancona. Siamo al nono minuto, Casaccia sul pallone, prova direttamente il tiro, pallone che termina almeno un metro distante dalla porta avversaria, ancora 0-0. Nel frattempo dal campo dello Sport Team arrivano i parziali, il risultato vede lo Sport Team in vantaggio per 3-2. Siamo in quel campo a ridosso della chiusura del primo tempo, Sport Team 3, Casalgrandese 2, quindi è una notizia molto positiva perché così appunto la formazione emiliana resterebbe due punti sotto la Real Lions Ancona e anche in questo caso anzi tre col pareggio, e anche dovesse andare male per la formazione dorica sarebbe comunque salvezza. 3-2 perde la Casalgrandese, buonissima notizia. Rilancio di Bellini, Anselmi mette giù, prova a saltare con un guizzo Agostinetto, non ci riesce, fermata bene dalla numero 4 in maglia nera, una delle migliori fra le avversarie, qua c'è un fallo, attenzione, commesso ancora dalla Real Lions Ancona, stavolta Silvia taglia gli abbracci a stendere un'avversaria, è già il sesto fallo a 6 minuti dalla fine, c'è il tiro libero per il Città di Breganze, questa non ci voleva, sul pallone va il capitano Manuela Nicoli, tira un sospiro, prende fiato, sfida con Bellini dai 10 metri, destro, palo gol, Città di Breganze in vantaggio, rete dai 10 metri di Capitan Nicoli, destro precisissimo, abbastanza potente e angolato per impedire l'intervento di Bellini che va da quella parte come vedete nel replay, ma non riesce a distendere in tempo la mano per ribattere la conclusione, a 5 minuti dalla fine del primo tempo la formazione dorica è sotto attenzione, però subito all'immediata replica di Capretti che salta a netto un'avversaria, poi prova a calciare ma viene fermata dall'intervento di un'altra avversaria, ancora in avanti il Breganze, fischi per intimorire tra virgolette le avversarie da parte del pubblico,
si soffre, c'è grande paura, si respira paura sugli spalti del palascherma. Rassicurante però, l'abbiamo detto, la notizia che arriva dal match che riguarda la casa grandese, sotto di un gol. In avanti Saraberti conquista un calcio d'angolo, anzi una rimessa laterale in zona d'attacco che somiglia molto, no, avevamo visto bene, un calcio d'angolo. Pallone all'indietro, Casaccia a destro, ancora una ribattuta di Busatto. Ha avuto almeno tre occasioni per andare a rete la formazione anconetana in maglia bianca quest'oggi, pantaloncini e calzettoni rossi, la Real Lions Ancona, ma ha trovato sempre l'opposizione di Cristina Busatto. Forse il pareggio, per quanto visto in campo fino a questo momento, sarebbe risultato più giusto, invece la Real Lions è sotto. Qua rischia molto Capretti, se la cava, poi Casaccia trova la deviazione di una giocatrice avversaria e quindi conquista una rimessa laterale. Ancora un lancio lungo verso Berti che prova a fare da sponda di testa verso Anselmi, rischia grosso qua la numero 10, ovviamente esaurito il bonus dei falli. C'è da prestare massima attenzione fino al riposo, fino all'intervallo, affinché non si mandi nuovamente al tiro libero il Città di Berganza, la formazione vicentina che adesso deve difendersi dal nuovo attacco della Real Lions Ancona. Capretti, il capitano, si appresta alla battuta dell'ennesimo corner in favore delle padrone di casa. Movimento al limite dell'area, pallone che alla fine perviene da Anselmi, l'appoggio per Casaccia, ancora Capretti, rischia il dribbling. No, questo non era fallo, addirittura il cartellino giallo per Jamie Capretti, che si è sbagliato, ha rischiato un dribbling quando era l'ultima più arretrata della formazione biancorossa, ma poi sul contrasto non c'è parso assolutamente di vedere fallo. Stavolta però para Bellini, para su Manuela Nicoli, si resta quindi sull'1-0, pericolo scampato, grande rischio a 4 minuti e mezzo dalla fine. Sono fasi intense del match, dovesse andare sul doppio vantaggio il Città di Berganza e poi sarebbe molto complicato per la Real Lions Ancona recuperare nella seconda parte di gara contro una formazione, quella del Breganze, che vanta una delle migliori difese del torneo, 47 reti subite, terza miglior difesa, così come terza la sua posizione in classifica prima di questo incontro. Ora Berti si smarca al limite dell'area, prova col sinistro ma la sua girata non inquadra lo specchio della porta. Sempre 1-0 per il Città di Breganze. Attenzione però, perché arriva un altro aggiornamento dal campo dello Sportim, 4-2, e allora sono due i gol di passivo per la casa grandese. Ottima notizia, ma ne arriva una negativa da questo campo, perché c'è la doppietta di Capitan Nicoli. Gran conclusione la sua, il Breganze raddoppia, Real Lions sotto di due reti. Prima la notizia del 4-2 dello Sportim sulla casa grandese, notizia fondamentale a questo punto. Poi però c'è anche immediatamente dopo il raddoppio del Breganze. 3 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo di questa sfida. Ancora Real Lions che subisce e concede un'occasione all'avversario. Per fortuna Bellini mette una pezza sulla conclusione di Chiara Cerato. Rimessa laterale per le anconetane, protesta un po' la formazione avversaria, ma il mister Adriano Turcato predica calma. Capretti, lancio lungo, non ci arriva di testa, taglia bracci, ovviamente il colpo di testa non può essere la sua specialità. Pallone fuori, Busatto. Una domenica di passione per la Real Lions Ancona, entra durissima qua Capretti e alla fine commette fallo, qua ingenua però Jamie Capretti. Regala un tiro libero alle vicentine, qua obiettivamente il fallo ci stava. Capitan Capretti deve mantenere la calma in questi secondi decisivi. Tiro fotocopia rispetto a quello dell'1-0 e allora c'è il 3-0 del Città di Breganze. Ancora lei, ancora il capitano Manuela Nicoli, classe 1985, fisico imponente a quanto pare. Anche la conclusione non è niente male, per usare un eufemismo. Tripletta per lei, 3-0 Città di Breganze al palascherma, 2 minuti e 44 per la precisione dal termine del primo tempo. Missione sempre più complicata, far punti
per la Real Lions Ancona. Pareggio peraltro sarebbe inutile, perché comunque sia, qualora dovesse arrivare il successo della casalgrandese, la Real Lions Ancona sarebbe costretta ai play-out, quindi serve assolutamente la vittoria oppure serve un risultato negativo della casalgrandese. Lo ripetiamo ancora perché è il leitmotiv della giornata. Pochi secondi al termine del primo tempo, 30 secondi, Anselmi scappa a due avversari, una delle più vivaci in attacco per la Real Lions Ancona, numero 10 Simone Anselmi, ci prova a taglia bracci, contrasto durissimo, poi Anselmi l'occasione per accorciare le distanze, ancora una volta, pallone fuori. Ci ha provato Simone Anselmi, conclusione a fil di palo, non è riuscita a segnare nemmeno questa volta la formazione del duo Giampaoli Maggiore, ancora taglia bracci per Berti, miracolo stavolta di Busatto. Miracolo, ci prova ancora Sara Berti, tiro contrato, rimessa laterale, spiccioli al termine del primo tempo, 8 secondi, forse l'ultimo attacco delle biancorosse. È finito invece il primo tempo della casalgrandese, sotto 4-2 nel match con lo Sport Team. Arriva qua il duplice fischio, dunque primo tempo, Real Lions Ancona 0, Città di Breganze 3. Con questo punteggio la Real Lions Ancona resterebbe ferma ovviamente a quota 19, ma la casalgrandese resterebbe a quota 17 e quindi sarebbe comunque salvezza. Altri 20 minuti effettivi di sofferenza. Secondo tempo iniziato. Busatto appoggia sulla destra per quella che sta decidendo da sola praticamente il match, Manuela Nicoli, tripletta per lei, ruba un altro pallone, la sua falcata in avanti, l'appoggio sulla destra, il tiro sotto l'incrocio dei pali di Alessia Baggio che firma il 4-0. La partita prende una piega decisamente negativa, sempre più negativa, sembra quasi impossibile immaginare un successo adesso da parte della Real Lions Ancona. C'è tutto il secondo tempo a disposizione, ma il Città di Breganze non ha mollato di una virgola nemmeno in questo secondo tempo, anzi subito è partita con un altro gol, 4-0. Mentre arrivano aggiornamenti dal campo dello Sport Team, dove il secondo tempo è iniziato invece da diversi minuti, siamo indietro qua rispetto all'altra sfida e le notizie sono tutt'altro che positive. Nel giro di pochi istanti la casalgrandese prima ha siglato il 4-3, poi addirittura ha pareggiato 4-4. Con questa situazione sarebbe ancora salvezza per la Real Lions Ancona senza dover ricorrere ai play-out, ma con un altro gol della casalgrandese la frittata sarebbe rovesciata, sarebbero play-out. In casa dello Sport Team siamo a metà del secondo tempo, quindi la partita verosimilmente dovrebbe terminare quando qui invece ancora si giocherà. Ovviamente col tempo effettivo non possiamo darvi una precisione assoluta, ma indicativamente questi sono i riferimenti temporali. Berti prova il lungo linea, intercettato da Agostinetto, poi ancora Casaccia che ruba palla, Rosciani apre sulla destra per Berti, c'è un po' di spazio, rientra sul sinistro, Sara Berti, conclusione, palla che soffia vicino all'incrocio dei pali ma termina fuori. Buona l'iniziativa di Sara Berti, come abbiamo detto la miglior realizzatrice in campionato della formazione anconetana. A proposito di marcatori della Real Lions Ancona, Silvia Tagliabracci 10 gol, poi a seguire nella graduatoria dei bomber di questo campionato 5 reti per Simone Anselmi e al pari anche Silvia Casaccia ed Elisa Rosciani, poi ancora 3 gol per Giulia Cantarelli, 3 per Gemi Capretti, 2 per Valentina Gasparetti, c'era anche a 3 reti Manuela Vignati. Poi ancora hanno segnato 2 reti Daniela Paglioni nelle vesti di portiere avanzato e completa lei l'opera dei marcatori della Real Lions Ancona. Torniamo però in cronaca, Rosciani appoggio per Casaccia, mentre Sport Team Casalgrandese sempre ferma sul 4-4, veramente si viaggia sul filo del rasoio. Casaccia riceve da Berti, l'imbucata buona per Tagliabracci, il suo movimento, una specialità questa di Tagliabracci, stop, si gira in un nanosecondo su un lato, in questo caso su quello sinistro, poi va a concludere col mancino, ancora una volta però Cristina Busatto risponde presente e nega il gol alle biancorosse. C'è da dire che
Real Lions ancora le sue occasioni le ha anche prodotte, ma ha trovato in Cristina Busato un ostacolo veramente arduo da superare. Vedete adesso l'inquadratura proprio sul numero 1 in maglia verde, il portiere della formazione di mister Turcato. Sempre ottimi i suoi interventi in questo incontro, dimostra di essere un validissimo portiere della categoria. Attenzione a Casaccia, Berti in area, sinistro, ancora Busato. Si rinnova la sfida con Sara Berti per la terza volta in questo incontro, la prima di testa, la seconda qualche istante fa e la terza adesso con il tiro di Sara Berti, ribattuto ancora da Busato. Non si passa, in campo c'è Valentina Gasparetti, una colonna di questa formazione, di questo team, la Real Lions Ancona. Già due reti in questo campionato per Valentina Gasparetti, adesso prova a dare il suo contributo, andata al tiro, ribattuto, palla che sta per uscire ma lotta come una leonessa appunto Jamie Capretti. Primo tempo qualche fallo ingenuo, adesso va a contrastare con il suo fisico, la sua determinazione, le avversarie, così come Tagliabraci che alla fine ruba il pallone, Rosciani, l'assist sul secondo palo, arriva Tagliabraci, la sua conclusione termina fuori. Altra chance e un'altra volta non è andata bene. La disperazione di Silvia Tagliabraci che si è letteralmente tuffata all'altezza del secondo palo, mentre vedete sulla parte bassa del teleschermo soffrire Silvano Cingolani, come in tutto questo campionato l'abbiamo visto più volte in questo tipo di immagine, il preparatore dei portieri, ma forse prima ancora il tifoso numero uno assieme al presidente Giampaoli della Real Lions Ancona, soffrire sulla balaustra del palaschermo. Grande tensione, ancora una chance adesso per Capretti, palla fuori. Si spera il capitano delle biancorosse. Siamo a 5 minuti, scusate, a 9 minuti dalla fine. Sta per terminare la partita tra Sportiva e Casalgrandese. Attenzione, Casalgrandese in vantaggio 5-4. A pochi istanti dalla fine, la Casalgrandese effettua il sorpasso sulla Real Lions Ancona. Incredibile. Punizione per le biancorosse, Casaccia, Gasparetti, il tiro termina alto sulla traversa. Altro aggiornamento dal campo dello Sportim, altro aggiornamento importantissimo, a una manciata di secondi dal termine il pareggio dello Sportim e quindi è 5-5 fra Sportim e Casalgrandese, 5-5. Aspettiamo il finale. Speriamo che sia questo il risultato finale, perché allora anche con questa sconfitta la formazione dorica sarebbe salva. C'è il presidente Giampaoli che si è tolto la giacca nei pressi della panchina e ha iniziato ad esultare come se il risultato fosse finale. Noi aspettiamo la verifica e dovrebbe essere proprio così, dovrebbe essere così, viene confermato. La Casalgrandese ha pareggiato con lo Sportim e quindi la Real Lions Ancona, vada come vada a finire questo incontro, resta in Serie A. Arriva la quinta rete della città di Breganze, ma ormai è un risultato ininfluente quello che matura sul palaschermo, sul tappeto del palaschermo, perché la Casalgrandese, incredibile risultato, sul terreno dello Sportim ha pareggiato 5-5, quindi resta un punto sotto alle Reali, alle biancorosse, alle anconetane, e allora è salvezza matematica per la Real Lions Ancona. Ovviamente ancora non si dà via alla festa, magari anche qualche verifica in più, visto che sono aggiornamenti che arrivano dal web, qualche verifica in più, ma la notizia è stata data per ufficiale da più parti. Arriva anche la sesta rete della città di Breganze, segna la numero 3 Alessia Baggio, doppietta per lei. Dicevo però il pareggio della Casalgrandese che quindi resta sotto. Aspettiamo il triplice fischio per dare l'ufficialità ufficiale, permetteteci questa frase in teoria non è proprio in italiano corretto, ma per poter dar luogo alle esultanze, ai festeggiamenti in casa biancorossa. Casaccia, Anselmi, 3 minuti e 20 secondi alla fine effettivi. Ancora Anselmi, prova un dribbling, pallone che si impenna, sfera che arriva sui piedi di Casaccia, ma c'è il fischio del direttore di gara che non applica la regola del vantaggio, concede la punizione alle biancorosse. C'è Gasparetti nei pressi del pallone, conclusione che passa in mezzo alla barriera, allora segna Valentina Gasparetti, segna il gol della bandiera, 6-1, terzo centro stagionale per lei, Valentina Gasparetti, sua esultanza di comprensibile rabbia, 6-1.
per vedete qua l'immagine eloquente per il Città di Breganze, ma accorcia le distanze la formazione biancorossa, un gol come minimo strameritato. Vedete, il pubblico inizia a far festa, arriva qua il suono della sirena, il triplice fischio, e vanno ad indossare le maglie per celebrare la permanenza in Serie A, le biancorosse della Real Lions Ancona. I sorrisi sono eloquenti, si resta in Serie A, la Casalgrandese ha pareggiato e possono dar luogo alla festa tutte le ragazze, tutta la società, tutta la dirigenza biancorossa. C'è Peppe Gallozzi in panchina che ovviamente sorride, c'è Elisa Rosciani che vedete ha applicato un cerotto sul mento ma si è ripresa bene, adesso può festeggiare assieme a tutta la sua squadra. Il presidente Giampaoli ha svestito la giacca e ovviamente l'attenzione è stata grande in questa giornata, ma alla fine quello che conta è che è arrivato ciò che si voleva. Nonostante la sconfitta sul campo, è arrivata la notizia della non vittoria della Casalgrandese sul campo dello Sportteam, ma che sofferenza, 5-5 è finita. Telecamera che ovviamente indugia su Paolino Giampaoli. Non ti lascio, c'è scritto sulla maglia con la A maiuscola ovviamente. La Real Lions Ancona, dopo essersi sudata e guadagnata la Serie A attraverso i playoff nella stagione scorsa, quest'anno con altrettanto sudore, con altrettanta sofferenza, si è guadagnata la salvezza diretta. È stata una stagione difficilissima, è stata una stagione ardua, dura, piena di ostacoli. Ci sono stati momenti in cui la formazione dorica è stata anche ultima in classifica, ma alla fine le ragazze di Luca Maggiori, di Paolino Giampaoli, di Silvano Cingolani e insomma tutto lo staff biancorosso ce l'hanno fatta. Gemi Capretti, le sue compagne, sono riuscite a raggiungere il loro obiettivo. Quest'anno e anche l'anno prossimo la Real Lions Ancona è in Serie A. Silvano, una bella emozione restare in Serie A dopo il sogno di averla trovata, è un altro sogno che si avvera restare in Serie A. È una grandissima cosa, grazie a queste ragazze che hanno lottato fino alla fine, anche se oggi abbiamo perso, però ce l'hanno messa tutta, e la soddisfazione insomma. Paolino, perché il presidente è grande. Se diciamo che è strameritata non sbagliamo di una virgola. No, perché durante l'anno hanno lottato, ci sono state delle partite poche andate un po' così, però alla fine state bravissime. È una lotta. Ai tuoi portieri che dedica fai? I portieri sono stati grandi, una soddisfazione per me, io lotto con loro come se fossi in campo con loro, perché sono due bravissime ragazze che hanno dato tutto, ho cercato di dare il mio meglio per loro, però prima è andata bene, è andata. Complimenti, sulla maglia c'è scritto non ti lascio se non sbaglio. Non la lasciamo, dedicata al presidente soprattutto che dà il cuore per questa squadra. Siamo contenti, dai, siamo contentissimi. Ancona resta in Serie A, la città di Ancona, la squadra di Ancona resta in Serie A. Sì, veramente, hai detto già tutto quanto tu, rimaniamo in Serie A, il biancorosso rimane in Serie A e speriamo di rimanerci il più a lungo possibile, dai. Non meritava di andare giù la Real Ancona? No, per quanto fatto quest'anno era impossibile, guarda, queste ragazze meravigliose. No, una bella soddisfazione. La dedica? Dedica a Paolino. Al presidente. Presidente che ci ha messo tanta gioia e entusiasmo per intraprendere questo percorso. Basta che sono anche senza voce. Il cuore prima di tutto. Sempre, quello sempre. Luca senza voce perché insomma l'esultanza è tanta. Molta esultanza. Ringrazio questo gruppo, ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di esprimere quello che più mi piace, che è lo sport. E sono veramente veramente contento di aver raggiunto l'obiettivo che la società aveva richiesto, quindi un enorme abbraccio a tutta la società che ha creduto in me in questo momento difficile. È il momento di brindare e di celebrare una salvezza, diciamolo però onestamente, questa formazione non meritava meno di quello che ha ottenuto. Guarda, sinceramente io sono arrivato senza nessun preavviso di come erano, di come saranno, tutto quanto. Man mano siamo andati in questo cammino, ho notato che le ragazze hanno qualità, hanno grinta e sicuramente, forse dettata un po' dall'inesperienza, ci troviamo all'ultima giornata a festeggiare, però
diciamo, lavoriamoci sopra, se mi verrà data la possibilità e questa squadra potrà dire la sua il prossimo anno. Ma solo mai c'è scritto non ti lascio. No, non gliela faccio oggi. A chi va? A tutte le ragazze. Che quanto è bello stappare questa bottiglia, insomma, per celebrare la salvezza, è una bella soddisfazione. Ovviamente sì, è stato difficile dall'inizio, però ci abbiamo sempre creduto e più non venivano i risultati e più cercavamo sempre di fare meglio. Il capitano non ha mollato mai. Il capitano non ha mollato mai. No, impossibile, ma nessuno ha mollato mai. Sempre presenti a tifare, a soffrire con la Real Lions Ancona. Esatto, siamo stati sempre presenti dalla prima partita all'ultima in casa. E anche qualcuno in trasferta. Comunque grazie a tutte le ragazze e a noi che abbiamo tifato per lui. Qual è stata l'arma per raggiungere la salvezza? Questa, le trombette. È una bella soddisfazione. Ci abbiamo provato al primo anno, è andata bene, era difficile. È una vittoria che vorrei, non è una vittoria, ma una salvezza che vorrei dedicare a tutti quelli che fino all'ultimo sono rimasti in sella nella nostra società. Paolino, l'emozione oggi è più che comprensibile. E siamo contenti che siano alla fine emozioni di felicità. Sono contento perché sono ragazze fantastiche. Luca Maggiore adesso si sta godendo lo spumante in faccia. C'è la mano di Daniele e c'è la mano di Luca in questa salvezza. C'è la mano della società, c'è la mano di tutti. Ringrazio Luca perché gli avevo chiesto la salvezza. È arrivato, avevamo 4 punti. Una squadra con il morale sotto i tacchi. Una partita davvero impossibile, una classifica davvero insormontabile, guardarla dal basso verso l'alto. Siamo stati ultimi, piano piano abbiamo risalito la china. Oggi siamo qui a festeggiare la salvezza, è vero, all'ultima giornata, grazie ai risultati degli altri, ma chi se ne frega, siamo ancora qua. Non ti lascio. Non ti lascio.